Abbiamo visto l'ultima campagna Barilla in cui insomma vi promuovete copy e art. Poi la notizia che lasciate la Young Aerobica, insomma era naturale che venissimo a chiedervi perché. Allora, prima cosa, le due cose non sono collegate, cioè non c'è nessuna relazione tra le due cose, sono assolutamente casuali. La decisione di lasciare Young Aerobicum e quindi di intraprendere una nostra strada è una cosa che risale boh a quanto, a 20 anni fa? Più o meno, a tanto. Un conto però è pensarla, un conto è farla. La decisione di farla nasce, se vogliamo, proprio da questo momento contingente che il nostro mondo sta vivendo e ci sembra in contraddizione con quello che potrebbe sembrare logico, supportati anche da una serie di studi che abbiamo fatto, ci sembra che questo possa essere veramente il momento di fare qualche cosa di diverso e qualche cosa di nostro. Cosa intendi per qualche cosa di diverso? Cioè, ecco, si sa che tra 6 mesi, forse 5 mesi, vedrà luce la vostra nuova realtà. In cosa sarà diversa? Hai detto bene, 5 mesi saranno anche un po' di vacanza, quindi di riposo, un mezzo anno sabbatico più o meno. Questo però ci consentirà di pensare alla nostra nuova agenzia, che in effetti sì, sarà un po' diversa per come l'abbiamo in mente. Un'agenzia che mi verrebbe voglia di definire di molta sostanza, di poche cose superflue, un coinvolgimento totale, per cui certo che si parlerà, si comunicherà, però è un modo diverso di lavorare, più a stretto contatto con il cliente, senza strutture non necessarie, e quindi è un modo un pochino diverso di lavorare rispetto a quello delle grandissime multinazionali. E in questo senso ci ripromuoveremo Art Director e Copywriter insieme ad altri colleghi, insieme ad altre persone, e quindi è un po' la cultura del fare, la cultura artigianale, di essere in prima persona sempre presente su tutti i progetti. Sono stato abbastanza confuso? No, secondo me è stato chiarissimo, semplice e chiarissimo. L'intento è quello di essere snelli, veloci ed efficaci. Noi in sostanza quello che vogliamo fare è continuare a fare l'unica cosa che crediamo di saper fare, cioè quello di dare il nostro contributo alla crescita del valore delle marche. Questo è quello che noi vogliamo fare. Vogliamo farlo secondo un nostro metodo, come diceva Roberto, sarà molto orientato al fare e avverrà attraverso un sistema di una rete di alleanze con persone che noi via via abbiamo conosciuto nella nostra carriera personale e professionale, una rete molto multidisciplinare e non classica, è tutt'altro che classica rispetto a quella che è la rete solita delle agenzie di pubblicità. Pensate di colmare un buco o piuttosto di andare ad arricchire una fascia, diciamo, di mercato e di offerta che già inizia a vedersi? Io credo che ci sia in generale uno spostamento verso agenzie più agili, professionisti più coinvolti, di esperienza, in strutture più agili, ecco, questo io credo sia un po' il trend, cioè pago quello che uso, pago... Quindi in nome dell'efficienza e dell'efficacia per il cliente? Della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, tutte queste cose. Sì, se posso precisare, allora colmare un buco non mi piace, come cioè rende l'idea, ma no, non è questo. Diciamo cogliere un'opportunità. Fammi dire una cosa in questo senso. Cosa vive oggi il nostro mondo? Una grande, ci sono due direttrici che vanno in direzioni esattamente opposte, se vogliamo. Una che è quella di innovarsi, la direttrice dell'innovazione, chiamiamola, che è quella che è spinta dai nuovi media, eccetera, eccetera, tutte cose che già sappiamo, eccetera, eccetera. E quindi questa direzione spinge verso lo strutturarsi in un nuovo modo, va bene? Che è quello che stanno seguendo in qualche modo tutte le agenzie. E poi c'è il momento che stiamo vivendo, va bene? Quello che prima tu hai chiamato momento triste, io non lo chiamerei momento triste, lo chiamerei momento difficile, che non è proprio del nostro settore, ma è comune a tutto, va bene? Ecco, questa direttrice va nella direzione esattamente opposta, cioè quella di destrutturarsi. Infatti vedremo
che probabilmente la nostra industria sarà molto toccata da questo aspetto di destrutturazione, questa necessità di destrutturazione. Ecco, nell'ambito di queste due direttrici che vanno in direzione opposta, si può creare un vortice molto pericoloso, ma al tempo stesso invece un'opportunità nella quale noi vogliamo inserirci. Come vi chiamerete e dove sarà la vostra sede? Allora, c'è la consapevolezza che i nostri due nomi, Cernuti e Pizzigoni, in ordine alfabetico, sono ciò che di più brutto può essere. Quindi, su questa consapevolezza stiamo lavorando seriamente per trovare una soluzione. Stavo pensando di cambiare i nostri cognomi e così potremmo finalmente dare il nome giusto. Quindi tutto è possibile, però credo che in questo momento sia il più grosso problema, quello di individuare un nome che risolva questo... Però in fondo... Quello che pensiamo ogni tanto un po' immodestamente è che comunque sono due nomi che sono girati, no? Un po', dopo aver lavorato per tanti marchi, questo Cernuto e Pizzigoni è diventato un po' marchio, per cui non lo so, ci stiamo lavorando. Sì, è la vecchia domanda, i nomi brutti funzionano in pubblicità oppure no? Ecco, non lo sapremo, in realtà stiamo pensando e questo il nome, al di là di quelle che sono le battute, dipenderà anche molto dalla struttura che verrà in essere. Partite con dei clienti già in portafoglio? Allora, guarda, io da questo punto di vista cito un'espressione di un mio maestro che si chiamava Lio Rubini, che è stato vicepresidente, uno dei fondatori di Repubblica, uno dei nostri maestri, Lio Rubini, il quale, riferendosi a una start-up, disse: i clienti non ci sono mai, i clienti arrivano. Confermo. Confermo e incrocio tutto l'incrociabile, insomma. Riallargando un po' la situazione, no? Cioè, cosa pensate quindi? Che è in crisi un po' la struttura multinazionale? Allora, non sarebbe bello da parte nostra dire adesso che in crisi siamo usciti una settimana fa, nemmeno da una struttura multinazionale alla quale dobbiamo molto e con la quale ci siamo lasciati in ottimi rapporti. È in crisi un sistema complesso di gestire la comunicazione. Va semplificato, va alleggerito, va reso più fluido, avendo dei centri di controllo e una rete, direi a fibre ottiche, in senso metaforico, che collega il centro di controllo con tutti gli altri, le altre parti del sistema. Chi difende però la grande struttura dice anche che per garantire il servizio c'è bisogno, insomma, di organizzazione e di un certo numero di personale, anche di staff. Siete d'accordo o secondo voi non è necessario? Lo staff certamente che serve e come viene utilizzato che deve cambiare. E il tipo di relazione che si deve creare, che deve essere improntata a una... uno schema totalmente diverso. Sì, dove una delle regole importanti è quella di non avere persone sprecate, cioè persone non impiegate, questa è la cultura della grande concretezza di cui si parlava prima, di cui parlavo prima. Le persone ci sono perché fanno, perché sono responsabili, non ci sono persone che ascoltano e sono lì a... Ecco. Quindi si tratta di, proprio in questi momenti, di usare le persone quando servono e usarle al massimo. Vogliamo essere al di fuori della dimensione, cioè non deve essere la dimensione l'elemento centrale del nostro sviluppo. Soprattutto in questo momento i clienti chiedano qualità, appunto, fiducia, tutte queste cose qua. E in questo senso cercheremo di non deluderli quando arriveranno. Insomma.